Nella prima attività ci dovevamo dividere a coppie, un bambino italiano e un bambino russo. E l'obiettivo era per noi scrivere i nostri nomi in russo e per loro scrivere i loro nomi in italiano. In questa attività ho provato grande emozione. Sinceramente me li sarei aspettati più piccoli. Scelsi una bambina, Angelina. Sembrava molto timida, ma credo che io fossi molto più chiusa di lei in quel momento. In 1 o 2 ore ho stretto un legame semplice, ma bellissimo, anche perché chi sa amare meglio dei bambini? Mentre stavamo per uscire dalla sala, Angelina mi toccò la spalla da dietro, delicatamente. Mi girai, lei mi abbracciò, lacrima d'amore dai miei occhi. Sembravano passati solo 10 minuti, ma in realtà erano già finite le nostre 2 ore con loro. Eravamo tutti tristi perché ci stavamo divertendo tanto, nonostante all'apparenza sembrassero bambini seri e poco abituati al gioco. Legai molto con una bambina in particolare. Eravamo state per circa 2 ore insieme e lasciarla proprio sul più bello mi è dispiaciuto molto. Riuscivamo a capirci con piccoli gesti o con sguardi. Quando finirono le attività, arrivò il momento di salutarci. La abbracciai forte perché non sapevo se l'avremmo più rivista. Il giorno dopo, la professoressa ci disse che venerdì 28 settembre i bambini sarebbero stati presenti all'asilo di chiusa San Michele dalle ore 20:30. Questa notizia mi sollevò, non potevo mancare. Quella sera i bimbi ci fecero vedere un video con tutte le immagini scattate durante il loro viaggio in Italia. Fu un bel momento vedersi in quelle foto mentre facevamo le attività a scuola con loro. Sapevo che eravamo un pezzo del loro viaggio, che si sarebbero portati dietro per sempre. Thank you.